Salve a tutti, gente di Minecraft Italia, sono Alex e bentornati oggi in questo nuovo video sulla recensione di una nuova texture pack. Quella che andiamo a vedere oggi è una texture veramente molto particolare, ma allo stesso tempo semplicissima, che dopo appunto vi spiegherò di cosa si tratta, che andremo a vedere senza shader, per il semplice fatto che pura è veramente molto più apprezzabile magari di avere questa shader che migliora tutto in una maniera assurda, che poi però alla fine, come si dice, è sempre la stessa minestra. No, non si dice quello, si dice... Se in super le pan bagnate. No, però quello in piemontese. Non importa, ragazzi. Comunque, si tratta di una texture pack simile alla Fateful, ma non è la Fateful perché è troppo mainstream quella texture pack lì. È una texture completamente nuova che è uscita in questo periodo e si chiama Default 32x32. Ma cos'è questa Default 32x32? Non è altro che la texture pack di Default migliorata in alta definizione. È qualcosa veramente di straordinario perché tutti i blocchi sono in HD, sono migliorati praticamente del 100%, insomma, sono diversi e hanno una definizione ovviamente più grande, sono più grandi come file, proprio come pesantezza di file. Sono dei blocchi da 32 bit, se non sbaglio, blocchi che comunque sono in bassa definizione, cioè rispecchiando comunque un Minecraft di vecchia generazione, ma come ben saprete negli ultimi Minecraft le texture di default sono state abbassate a 16, se non sbaglio. Comunque, anche se il nome dice che è 32 bit, in realtà la texture è in HD, quindi si vedrà sicuramente meglio di quella di default attualmente. Voglio portarvi un attimo sulla schermata principale perché guardate già come sono stati migliorati soprattutto i font. Guardate anche qua dove c'è presente il mondo delle lingue e la scritta ad esempio Bring me red cookies. Cookies. E sono state veramente migliorate tutte le categorie possibili e inimmaginabili, ovvero le armor, gli item, i blocchi, tutto quello che potete trovare, insomma, le opzioni con questi tasti qua, lo sfondo, è tutto migliorato e tutto in alta definizione. Devo dire che è veramente fantastico. Allora andiamo subito a vedere nel dettaglio questa texture. Allora, innanzitutto la prima cosa che voglio farvi vedere è il letto. Il letto è molto simile a quella di default, l'unica cosa che cambia è che è molto più uniforme. Si vede anche da lontano come il letto risulti molto più realistico e con delle sfumature di colori maggiori. Insomma, si nota proprio il rosso sfumato col bianco, cosa che nel letto di default, insomma, si nota di meno. Bisogna essere proprio lontani per vedere che in realtà la forma è proprio quella di un letto. Qua con la definizione in HD si vede veramente molto bene. Stessa cosa per il common block e ovviamente anche i cartelli. Guardate invece gli item frame come sono stati migliorati, ma soprattutto quello che c'è dentro l'item frame, appunto gli item, che sono stati veramente migliorati al 100%. La densità di pixel è veramente maggiore, si può notare su anche da lontano, insomma. Stessa cosa anche per il crafting table, che è stato migliorato, insomma, molto più sottile, più raffinato e più realistico, possiamo anche dire così. Non la stessa cosa per la cesta dell'end, che mi sembra rimasta invariata, che in italiano si chiama baule omega. E ovviamente anche la cesta normale è stata migliorata. L'unica cosa è che purtroppo è presente un piccolo bug che secondo me verrà poi anche aggiornato, che come potete vedere c'è questa linea, la giunta di chiusura, che sfarfalla un pochettino, però credo sia una roba da poco. Miglioramento anche per la fornace, che è leggermente diversa, con un bordo grigio veramente fantastico, dà proprio l'impressione della pietra, insomma. E anche ovviamente tutte le interfacce sono aggiornate in HD, quindi guardate anche qua le tre fiammelle sono veramente definite, insomma tutto l'inventario, anche gli item che vedete qua sono proprio più definiti e devo dire che sono veramente fantastici. Legno, devo dire che qui hanno dato il massimo, perché sono state retexturizzate praticamente tutti i blocchi di legno, compresi quelli lavorati e quelli non, e anche le fence, a parte quella dell'end. Non so perché questa scelta di lasciare da parte ancora il mondo dell'end. L'unica cosa da dire sui legni è che sono veramente veramente molto belli, insomma, anche ammassati, nel senso nei biomi, nei villaggi degli NPC. Insomma, questo legno qua è veramente molto realistico, da lontano sembra addirittura una texture in 512, è una cosa pazzesca, quindi assolutamente vi consiglio di scaricarla perché ne vale la pena, assolutamente. Ma andiamo subito a vedere i blocchi più famosi di Minecraft. Innanzitutto ritexturizzati completamente anche appunto i blocchi della terra, con una tonalità di verde un pochino più scura da quanto vedo qua. E ovviamente anche il puzzle, che è stato ritexturizzato, sembra veramente il terriccio, insomma, dei boschetti. Bellissimo, mi piace veramente tanto. Stessa cosa anche per la sabbia, che ha una densità di pixel maggiori e risulta, direi, decisamente più realistica. Qui inizia a arrivare il bello, guardate la pietra come risulta in alta definizione, qualcosa di fantastico, sia per la pietra lavorata sia con quella per quella col muschio, insomma, è molto più raffinata, insomma, non so bene l'aggettivo da dare, ma risulta più leggera, più sottile, ma soprattutto
molto più lavorata, veramente bellissima. Passando sulla destra troviamo già il blocco di spugna, che ho mai capito cosa serve, l'ho già detto nell'altra texture pack, il blocco insomma del jukebox, che è rimasto invariato, e la libreria, che anche qui risulta più sottile, insomma con un bordino di legno leggero, insomma, e ovviamente i libri anche ritesturizzati tutti. Qui si passa ovviamente ai blocchi di decorazione con le lampade che sono state completamente revisionate, quella accesa è veramente fantastica, sembra addirittura in 3D, e ovviamente andando avanti troviamo anche la terra del Nether, che è fantastica, non è la terra del Nether in realtà, e ovviamente il blocco qua non texturizzato, non so perché questa scelta, ma comunque la texture è ancora in fase di sviluppo, quindi sicuramente ci saranno aggiornamenti. Comunque io vi lascio il link in descrizione per poterla scaricare e vedere tutto quello che si può vedere. Passiamo adesso finalmente ai minerali, che sono bellissimi, mi piacciono veramente tanto, perché la pietra in cui sono castonati i minerali è la stessa pietra lavorata che abbiamo visto prima, invece i minerali che sono all'interno sono in alta definizione anche questi, quindi con più sfumature, da lontano sono veramente bellissimi, e ovviamente anche i blocchi hanno questa texture veramente molto molto sfumata, che è fantastica, insomma sembra qualcosa di assolutamente alta definizione, cosa che in Minecraft non si vede molto sovente, comunque per carità. Il quarzo più o meno è rimasto invariato, sono ovviamente maggiori le sfumature, stessa cosa per i blocchi della redstone, guardate il pistone con l'appiccicaticcio, diciamo che è molto simile al default, però l'appiccicaticcio è più bello, e la redstone ha più polvere, insomma, e c'è più polvere di redstone in effetti. Gettatore ovviamente cambiato, con anche la trapdoor che mi sembra rimasta invariata, mi sembra sì. E andando avanti, questi sono gli ultimi blocchi con la clay completamente rinnovata, con un colore un pochino più acceso, mi sembra. Ci sono forse delle sfumature di bianco e di nero in più, quindi contrasti un pochino più elevati. Anche la lana è stata ritexturizzata, come il vetro e il blocco della dinamite. Il blocco della dinamite che è simile alla versione di default, però se si vede da vicino in effetti si nota la differenza, anche se credo sia proprio il più simile, insomma non sono cambiate troppe cose. Forse i candelotti hanno anche qui più sfumature di nero, quindi sì, in effetti il blocco è cambiato completamente anche questo. Cosa che non vi ho fatto vedere, che adesso stiamo appunto guardando, sono i quadri che sono stati completamente ritexturizzati. Questa qua è la default normale, adesso andremo a mettere quella la 32 di default e vedremo come questa texture migliora veramente di tantissimo i quadri. Eccola qua, come potete vedere tutti i quadri sono stati rifatti praticamente da zero, hanno una definizione veramente maggiore, da lontano sono incredibili, perché i quadri di Minecraft non li avevo ancora visti in alta definizione così, ma credo siano il più bello di questa texture pack qui, perché hanno veramente una profondità di campo, una prospettiva, insomma hanno più senso, possiamo dire così, e devo dire che ne vale la pena, insomma ne vale veramente la pena. Ragazzi, ovviamente vi invito a scaricarla, in descrizione c'è il link con tutte le informazioni della texture per tutte le versioni di Minecraft, perché queste sono texture che comunque verranno praticamente sempre aggiornate, quindi va bene 2015 2016 2017, non credo che queste siano delle texture veramente buone, che ne valgono ne vale la pena, insomma, scaricare, sono delle texture assolutamente selezionate e di alta qualità, quindi vi consiglio di andare a vedere assolutamente il sito che c'è in descrizione. Io vi chiedo semplicemente magari di mettere un pollice in su se vi è piaciuto, noi ci vediamo ovviamente con il prossimo episodio la prossima settimana. Gente di Minecraft Italia, da Alex8133 è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao. We'll be right back.